Ma si è entrati in campo una gran paura, ecco, proprio paura sia di aver a palla, di giocarla, che sia anche su quello che erano le uscite. Quando tu giochi col freno a mano attirato fai fatica perché poi dopo ogni situazione invece di provare a contrastarla vai a subirla sempre. E dobbiamo toglierci questa paura perché secondo me dentro le corde abbiamo qualcosa di diverso e abbiamo dimostrato tante volte in tante situazioni. Logico che in questo momento diventa ancora più importante trovare soluzioni subito, perché abbiamo visto oggi che in una certa maniera forse non siamo ancora pronti per stare in campo. E il discorso di andare a fare certi tipi di cose, prima dobbiamo mettere le basi come solidità, come equilibrio, anche come cattiveria. Forse il fatto anche che fosse uno scontro diretto, stavolta invece di reagire con la cattiveria giusta abbiamo subito. Senza fare niente di quello che avevamo provato e niente di quello che sappiamo fare. È logico che se la squadra non fa risultati, è normale che so io che sono anche responsabile. In ogni caso, a prescindere, cioè certe scelte non dipendono di me, dipendono dalla società. Io devo in ogni caso pensare a trovare soluzioni con la squadra, sul resto conta poco. Abbiamo già parlato un po' alla squadra e su questo dobbiamo iniziare anche a guardarci dentro e ognuno provare a mettere qualcosa in più, perché al di là di quello che si prova, parte anche da quello come si vive la situazione. Non deve scivolarmi addosso, ma devo essere incazzato per mille motivi. Ma se siamo ultimi, dobbiamo fare tutti di più, quindi tutti i giocatori e tutti i tecnici.